Siamo a Roma, al Vittoriano, per visitare la mostra di due grandi artisti del Novecento, Jackson Pollock e Andy Warhol. Americani, uno era del Wyoming e l'altro della Pennsylvania, ma di origine europea. Jackson Pollock è il massimo rappresentante dell'espressionismo astratto o della action painting realizzata attraverso la dripping art, cioè il gocciolamento diretto della pittura su una tela deposta al suolo, mentre Andy Warhol è il massimo esponente della pop art. Si pensi che nel mercato odierno i quadri di Andy Warhol sono inferiori come prezzo soltanto a quelli di Picasso. Entriamo per visitare la mostra. L'idea dell'America è meravigliosa, perché più una cosa è uguale, più è americana. Così parlò un brillante Andy Warhol che da emigrato cecoslovacco all'inseguimento del sogno americano ne divenne sgargiante icona. Negli anni 50 l'aggettivo popular disegnò un movimento artistico ispirato alle immagini più popolari, comuni e convenzionali della cultura di massa. Gli Stati Uniti, patria della società dei consumi, erano l'atelier perfetto per la pop art. Il giovane Warhol cominciò come grafico pubblicitario. Sondando a fondo l'immaginario pop americano e comprendendo il potere dei mass media, preparò il terreno per la sua carriera da artista. Immagini banali e quotidiane fecero irruzione sulle tele di Warhol, sconvolgendo la comunità artistica, sempre più impegnata in acrobazie concettuali. Etichette, confezioni, giornali e dollari divennero stendardi di un nuovo valore, la riproducibilità. Ma la filosofia di Warhol non si limitava a stereotipi visivi e tecniche impersonali. Il suo sguardo acuto sulla società lo mise al centro della mondanità. La New York Underground brulicava di mostre, sfilate e discoteche, tra promiscuità, eccessi e droghe. Nacque la Factory, laboratorio creativo di Warhol, ma anche vetrina per accedere all'Olimpo delle celebrità. L'arte di Warhol è sopravvissuta all'epopea pop che l'ha generata e alimentata. Questa mostra è l'occasione per conoscere l'artista, il personaggio e l'uomo che diede vita a una delle operazioni culturali più significative, profetiche e attuali del secolo scorso. Andy Warhol non era soltanto un pittore, ma anche uno sceneggiatore, un regista, un attore, uno scultore, un grafico. Nella sua produzione artistica abbondano le serigrafie su carta, che riproducono le immagini di opere d'arte come la Gioconda di Leonardo, star hollywoodiane come Marilyn Monroe e Liz Taylor, personaggi politici come Mao Zedong e Che Guevara, musicisti come Mick Jagger e John Lennon. Oppure oggetti comuni, come la Coca-Cola, le scatole di pomodoro o di zuppa della Campbell. Un oggetto quotidiano con Warhol diveniva opera d'arte, come un'immagine di un personaggio famoso. In questa operazione di moltiplicazione ossessiva delle immagini da parte di Warhol, variata soltanto da tonalità di colori molto accesi, sussistono due tipi di discorsi. Da una parte lo svuotamento del senso delle immagini e quindi una critica alla civiltà globalizzata che tutto massifica. Deleuze scriveva che la differenza è la ripetizione senza concetto. Lo stesso discorso vale per la ripetizione di immagini di eventi drammatici, una sedia elettrica, l'eruzione del Vesuvio o un incidente stradale. La critica è nei confronti di una società che con la rappresentazione asfissiante di eventi drammatici attraverso i mass media
In sostanza ne vanifica la tragicità, sviluppando nell'individuo assuefazione e indifferenza. Electric Chair appartiene alla serie Morte e Disastri, iniziata nel 1962. Qui sono il vuoto e il silenzio che trasudano dalla stanza a farci rabbrividire. Questa famosissima opera, di incredibile impatto emotivo, fu ispirata da una fotografia pubblicata dalla stampa nel 1953. 10 anni dopo, Warhol scrisse: «Semplicemente dipingo questi fiori perché sono tra le cose che meglio conosco. Come conosco la bottiglia di Coca-Cola, il biglietto del dollaro, la scatoletta di minestra che mangio ogni giorno». Partendo dalle cose, Warhol risaliva alla loro immagine. Come Marilyn era cliché piuttosto che individuo, così i fiori erano fotocopie invece che realizzazione unica della natura. L'ispirazione venne nel 1964 da una fotografia a colori di fiori di ibisco pubblicata sulla rivista Modern Photography. Warhol si sforzò di ritrovare quella sostanza fotografica attraverso rimaneggiamenti ispirati a Man Ray. Il risultato furono profili floreali a 5 petali che sembrano effettivamente negativi fotografici dipinti a mano. I primi flowers furono esposti nella galleria newyorkese di Leo Castelli nel 1964. Simulavano una carta da parati in cui ripetizione continua del soggetto e colori sfacciati innestavano una specie di cortocircuito. Da quel momento i fiori divennero una costante nella produzione dell'artista, sebbene una natura senza tempo stonasse con la carrellata di immagini pop. Questo ha dato luogo a molte interpretazioni controverse. Serigrafie puramente decorative? Fantasia floreale di tendenza nella moda? Più probabilmente l'ossessione verso un'immagine così innocua serviva a Warhol per ribadire la convinzione secondo cui sprechiamo la maggior parte delle nostre vite a guardare invece che a osservare anche le cose più semplici intorno a noi. Warhol ebbe molti rapporti con gruppi musicali e fece alcune copertine molto importanti, come per esempio quella dei Velvet Underground di Lou Reed e soprattutto il 21 aprile 1969 la copertina dei Rolling Stones, Sticky Fingers, che rimane ancora nella memoria collettiva. Potrebbe ancora parlare a lungo di Warhol, dai suoi screen test, attraverso i quali riprendeva con una telecamera fissa personaggi famosi su uno sfondo nero, nell'atto di fare qualcosa, alla sua factory della 47esima strada di New York, un open space senza gerarchia. E ancora, i film girati alla velocità di 24 fotogrammi al secondo e proiettati alla velocità di 16 per dilatare l'azione e rendere più chiara l'idea che voleva esprimere. E infine la sua profonda fede in Dio e l'amore per il nipote che sostenne la sua vocazione al sacerdozio. Fatto una bella foto, ma con la Polaroid a Nureyev? No, con una foto professionale, perché avevo la passione di fare
Ho fotografato lei, Carla Bracci, Vladimir Vasiliev, tutti i maggiori professionisti. I grandi personaggi ci sono. Ma questa è un'epoca in cui i grandissimi personaggi sono quasi scomparsi, d'accordo? Ne vedo pochi. Sì, perché io penso ci sono veramente persone valide, soltanto che la stampa non li sta abbastanza appresso, secondo me, non li porta su come faceva una volta con i più grandi. In effetti prima c'era tutto un mondo che girava intorno agli artisti, anche per esempio attorno al teatro e al cinema, c'era la critica teatrale, la critica cinematografica molto sviluppata, adesso c'è il silenzio, sembra quasi difficile individuarli. Beh, ma noi abbiamo avuto una situazione proprio incredibile, dal Franca Valeri, Alberto Sordi, il Marcello Mastroianni, ma sono personaggi che penso difficilmente ritorneranno. Quindi lei per questo mestiere, diciamo, lo fa in maniera attiva, non passiva, nel senso che fa entrare soltanto il pubblico? No, io sono un volontario. Un volontario? Signori? Che... Signori? Pollock è qui. State of affairs I'm in, cause I'm trying to compete where I just don't fit in. Cause a country, if you call it that, from off the road, ain't country just because I'm old enough. Più che la mostra di Pollock, questa è la mostra della scuola di New York degli anni 50. In quegli anni, sulla decima strada di New York, dice Leo Steinberg, il problema era come essere pittori senza smettere di essere americani. Nacque così un movimento artistico importante, l'espressionismo astratto, segno di una cultura moderna, anticonformista e di rottura degli schemi, che tendeva allo sviluppo delle emozioni attraverso l'espressività e l'astrattismo stilistico. L'esponente più importante fu certamente Pollock, la cui tecnica era la dripping art, attraverso la quale realizzava il dipinto facendo gocciolare il colore sulla tela. «Mi sento più vicino, più parte viva del dipinto», diceva Pollock, «perché in questo modo posso camminarci attorno, lavorare dai quattro lati ed essere letteralmente nel dipinto». Una tecnica che Pollock aveva assimilato dalla sand painting dei nativi americani, gli indiani del West, che aveva osservato da piccolo in maniera molto attenta. Una tecnica apparentemente caotica, ma che forse Pollock riusciva a controllare e che trovava il suo correlativo oggettivo nella casualità solo apparente dei sistemi dinamici della fisica matematica nella teoria del caos degli anni successivi. Capolavoro di Pollock è il celeberrimo Number 27, che esprime in modo perfetto il suo modo di concepire l'arte, l'action painting. Alcolizzato, perse la vita a 44 anni nel 1956 in un incidente stradale, insieme a una giovane donna che lo accompagnava. And Junior's got a cold one in his hand. The possum's getting drunk again, imagine that. And Charlie Daniels playing fiddle underneath that hat. And John and June are going